tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Scrap Mechanic. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Quest'oggi c'è stato un aggiornamento davvero, davvero fantastico su Scrap. Hanno aggiunto il workshop, quello che vi parlai nel video scorso. Basta mettere l'elevator a terra, premere la E e possiamo caricare o scaricare veicoli di altri utenti o anche stesso dei nostri. Noi possiamo salvare i veicoli e portarli anche tutti su un unico mondo ed è davvero fighissimo. Te, per esempio, questo è un veicolo che ho scaricato, però richiede delle mod, quindi non va bene. E infatti lui vi spiega anche dove scaricare le mod, però adesso con il nuovo aggiornamento è il bello che non si possono scaricare queste mod. Peccato. Peccato, davvero peccato. Però ci sono dei veicoli fantastici, basta andare sul workshop e selezionare i vari veicoli. Tipo anche questo, per esempio, questo militare, bla bla bla, ma servono le mod, infatti non me la fa scaricare. Però in più, tipo, io ho caricato il mio carro armato, il camion con il rimorchio. Ci sono veicoli che hanno fatto altri utenti, tipo questa motocicletta che è davvero figa. Quindi basta fare build e abbiamo il nostro veicolo qui sul nostro mondo, diciamo. Quindi basta entrare e tutto va, viaggia alla grande. Guardate qui, mamma mia, si vola, signori. Oh, impenna troppo, scendi giù. E è bello che poi tu puoi andare sul mondo di qualche amico e costruire e portare con te il tuo veicolo. Adesso con me c'è Parma, infatti lui ha scaricato l'elicottero, un elicottero che hanno costruito. Erano fatto simile a come lo volevo fare io, però forse loro ci sono riusciti, sinceramente non l'ho visto, non lo so. Con doppia elica, diciamo. Lagga che in una maniera pazzesca. Però funziona. Sali! Mamma mia! Quanti tasti! Allora, adesso dobbiamo solo capire quali sono i tasti. Gira questo. 9 per partire, 4. Ma perché questi qua non hanno messi automatici? Non ho capito. 5. Nove per partire. Però 7 ruota di qua. 6 dietro. 1, ma cioè non riesco a capire i tasti perché. Ah, ecco, ok. 4 ruota. 3. Ruota nell'altro senso. 5. 5. Basta. Sì, in pratica le eliche ruotano uno nel senso opposto dell'altro, in modo che fa sì che l'elicottero, ecco, adesso sento anche i suoni, non si ribalti, cioè non giri su se stesso, ecco. Però io voglio andare in avanti. Come cacchio si fa ad andare in avanti? 5? 5, 5, dai, abbiamo trovato il tasto 5. Anzi 4 ruote abbiamo detto, quindi 7, dobbiamo andare lì indietro. Se mi lancio lo faccio rimanere in aria. No, vabbè, dai, facciamo il 9, cadiamo giù lentamente, cioè, si fa per dire lentamente.
Così. In mezzo agli alberi. Sì, che bello. Basta. Andiamo giù. No, sono rimasto incastrato. Ma che lag! Oh mio Dio, come lagga! A 3 all'ora. Vabbè, io mi butto giù, se ci riesco. No, non ci riesco. Non sto capendo niente! Non sto capendo niente! Ah, sto cadendo giù, ok. Credo che sia caduto giù. Meno male, sono caduto. E noi in pratica anche le costruzioni degli altri, basta prendere il lift, mettercele sopra, ah, così finisce la lag, premere la E e possiamo salvare il veicolo. Tipo... Elicottero laggoso. E salviamo. Adesso ci siamo salvati un nuovo veicolo. E noi lo possiamo caricare, cioè nel senso andare in un mondo e caricare quando vogliamo. Tranquillamente, molto semplice, molto easy. Quindi davvero davvero sfizioso. Adesso esami per arrivare dall'altra parte. Magari mi prendo questo veicolo qui. Lo costruisco. Poi il bello è che noi possiamo duplicare anche gli oggetti, perché se noi abbiamo un veicolo ne possiamo fare anche più di uno uguale. Ok, l'unica cosa è che mi devo allontanare da qua perché questo elicottero fa laggare troppo. Guarda che veicolo, guarda. Ok, speriamo di allontanarci il più possibile da far sparire la lag. Partita la Jeep. No! Questa dovrebbe essere un'auto che non si dovrebbe ribaltare, ma in realtà si ribalta. Abbiamo visto in slow motion come si ribalta un veicolo, ma c'è troppa lag. In due, se carichiamo troppe cose, è impossibile giocarci. Quindi io direi di uscire da questo mondo che ormai è andato perso per sempre. Creiamone un altro. Work, chiamo work. Perché volevo farvi vedere qualche altro veicolo che ho scaricato. Sì, basta andare nel workshop di Scrap Meccaniche, lì c'è una sfilza di veicoli a non finire. Ci sono anche i miei, ho messo anche i miei, ho messo il carro, quello che vi ho fatto vedere, e gli altri veicoli che quindi potete tranquillamente scaricare. Allora, un altro veicolo che volevo farvi vedere che è davvero sfizioso. Qual è? Ah, questo qui. Un Transforming Car, così l'ha chiamato. In realtà non è nient'altro che un'auto che crasha e fa crashare il gioco. Questa è già la seconda volta che mi fa crashare il gioco. È ancora troppo instabile, Scrap. Non possiamo farci nulla. Hanno aggiunto adesso questo workshop, secondo me hanno peggiorato le cose, se si può dire. È un po' particolare. Specialmente con le mod. Adesso ho eliminato le mod, perché con il nuovo aggiornamento, se andavo a far partire il gioco con le mod, mi crashava. E quindi l'ho eliminata giustamente. E devo dire la verità, lo sento un po' più leggero adesso con le mod eliminate. Quindi forse chi ha le mod dovete aspettarvi anche che sia ancora un po' più pesante. Perché forse ha altre cose ancora da caricare. A parte che molte costruzioni che ho costruito con i blocchi delle mod si sfanculizzano in una maniera incredibile. E quindi direi che per adesso è meglio evitarle.
se uno ha un computer che boh, non penso sia il computer. Allora, questa è l'auto che ha costruito sto tipo, che adesso non mi ricordo il nome, ma la potete trovare nel workshop. È un'auto normale con dei thruster avanti, premendo uno si girano le ruote e diventa quasi volante, se si può dire così. Ed è sfizioso, poi premendo il 2 c'è tipo il turbo. Guarda come ruota, mai fatta una cosa del genere. Che sfizio! L'avevo provato prima, ma non si alzava così in volo. Quindi poi una volta a terra. Stavo dicendo, possiamo di nuovo andare come persone normali sul pianeta, cioè camminare normalmente. Ecco, si era addrizzato, va bene, a posto. Quindi teoricamente se spinge così potremo arrampicarci anche sulle montagne, perché lo tiene fermo a terra tipo così. Ah, non vuoi salire? Adesso ti faccio salire io. No, 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 no. Proviamo 1 e 2 con doppio thruster trasformato. No. Niente. Nemmeno va con doppio thruster. C'ha la punta avanti che non lo fa camminare. Diciamo, lui cammina così, questo veicolo. Con queste ruote tutte storte, però. In realtà il suo obiettivo è quello di volare tra i cieli infiniti. Gira, 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 non gira più. Così si ribalta? No. Vabbè. È da rivedere un po' questo veicolo. Però funziona, gira anche al contrario. Ah, si è ribaltato, dai. Una piccola spinta verso il basso e siamo di nuovo pronti a camminare nel terreno. E va bene, questo è un altro veicolo. Poi che c'è, comunque ce ne sono tanti, se avete visto qualcuno in particolare davvero sfizioso potete contattarmi, c'è questo che pure è sfizioso, guardate un po' questo cosa ha costruito, è una cosa incredibile, è un bipede, se si può chiamare così, in pratica lui cammina. Un po' verso a marcia indietro, però cammina e funziona. Non so come cacchio siano riusciti a fare una cosa del genere. Però ce la fa, guardate. Chissà, devono. No, che scemo. Ho girato la barra spaziatrice e ho pensato di chissà se salta. Invece con la barra spaziatrice salti tu dal veicolo. Ah, che sfizio, bravo. Vado, 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 vado. Prova anche a marcia indietro. Si ferma. Tup, marcia indietro. Ci mette un po' di tempo perché non ha tanta aderenza, però ce la fa. Guardando. E andiamo a marcia avanti. Vai, vai, parecchietta dei colpetti sulla terra così. Ammazzate il terreno e riesce a camminare. Oh, gira pure. Cioè, per modo di dire, gira. No, no, però gira, dai. Non ci possiamo lamentare. Cammina su tutto. Distrugge le pannocchie. E va via così come il vento. Ecco, noi stiamo creando creazioni, stiamo caricando creazioni. E intanto il mondo va a farsi fottere. Perché lagga in una maniera incredibile. Però c'è questo qui che è pure sfizioso. Un over, classico over. Che adesso l'ho incastrato con quest'altro veicolo. Però abbiamo la possibilità di prendere un veicolo,
metterlo sul workshop, premendo E possiamo eliminarlo. Questa è un'altra cosa sfiziosa che hanno aggiunto. Allora, io come sempre ho un problema di che non riesco a vedere il vetro, perché se mi sbaglio qui c'era il vetro, però io non lo riesco a vedere. Vabbè. Poi c'è il tasto numero 2 che non so cosa fa. Ah, se non mi sbaglio va all'indietro. O il tasto 1. No, è il tasto 1 che va all'indietro. Vabbè, sembra che c'era un tasto che serve io per farlo andare all'indietro. E va, è carino, dai, è carino questo qui. Però io ho visto un over che davvero, davvero rimaneva sospeso in aria. A un certo punto, cioè, rimaneva proprio sospeso in aria e non andava su e giù. Ed era davvero figo. Chissà come c'erano riusciti a farlo. Forse è stato un caso, però c'erano riusciti. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video. Spero che vi sia piaciuto. E che vi sia piaciuto questo nuovo aggiornamento di Scrap Meccaniche, che penso sia una cosa fighissima. Se volete, ho caricato alcuni dei miei veicoli perché purtroppo ho poco tempo, quindi non sono riuscito a trovarli tutti. Però qualche veicolo mio c'è. Me ne ho accorto perché alla fine del nome ho aggiunto ZK, quindi ZK alla fine del nome del veicolo. E che dirvi? Adesso penso che potremo fare. Potremmo fare altre grandi cose su Scrap Mechanic. Spero solo che risolvino il problema del lag, del bug, dei crash e roba varia, perché questo è davvero, davvero un gioco che promette tantissimo. Si sta evolvendo in una maniera incredibile. Se riuscirebbero a mettere un motore grafico meno pesante e quindi risolvere eventuali bug, uno potrebbe in un mondo. Cioè, sapete che cosa potrebbe costruire? C'è una miriade di cose. Tenere, che ne so, fare una zona dell'aeroporto e mettere tutti questi veicoli l'over. O magari fare un pilastro, un qualcosa che tipo. Che dirvi? Io mi sono accorto che quando lagga, se noi mettiamo un veicolo mettiamo il veicolo sul lift, il mondo lagga di meno. Però se noi andiamo a prendere un altro veicolo, il lift giustamente di prima si toglie. Dovremmo creare qualcosa che magari sia un lift fisso, in modo da noi dove noi potremo collezionare i nostri veicoli e poi utilizzarli quando vogliamo eliminando quel lift. Sarebbe anche questa un'altra cosa carina, mentre magari non risolvono il problema del lag. Penso che sia un'ottima idea. Quindi io, come sempre, ancora una volta vi ringrazio per la visualizzazione del video. Vi invito, come sempre, ad iscrivervi al canale, la pagina Facebook e quella di Google Plus. Da Zerk è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, aiuto!